Segnato. Punti per domani completati. Ciao a tutti, benvenuti allo stuzzichino del martedì, puntata numero 40. Forse la puntata 40 l'ho azzeccato subito al primo momento. Non mi ricordo. Al primo colpo. Comunque, benvenuti da me, dai miei capelli osceni, dal mio brufolo Gennaro. Chiamato Gennaro perché poi non ci affezioni, si pigliano. Vabbè, comunque, diamoci un e quindi ciao, spicciamoci che c'ho da fare oggi. Forse c'è il trono di Maria, quello che seguo io, non quello dei vecchietti di Gemma Galgani. Maria, io mi oppongo a Gianni, non mi opporrò mai a Tina. E poi c'ho da fare, e poi devo leggere, e poi devo svolgere la mia vita, le mie commissioni. Insomma, benvenuti a un nuovo appuntamento dello stuzzichino del martedì, e quando la finirò di fare la cretina sarà sempre troppo tardi per il mondo. Il libro del quale vi voglio parlare oggi non è questo che avevo lasciato la pagina aperta, ma è questo. Infine cadono le stelle di Brandon Wheat, Dream Spinner. Vi leggo la scheda. Dopo la morte della moglie, avvenuta 4 anni prima, di Travis Benn, è rimasto il guscio dell'uomo che era. Con il suo cane al fianco, cresce 3 figli, gestisce il magazzino di mangimi e lavora come sovrintendente di una fattoria, ma ogni giorno, ogni minuto è vuoto e doloroso. È un vuoto doloroso. Sognavo. Wesley Ryan ha ricordi affettuosi della piccola città di Eldorado sull'altopiano dell'Orzac, vedendola come un posto sicuro dove potersi lasciare alle spalle le relazioni fallite. Wesley si trasferisce nella vecchia casa dei nonni e prende in gestione locale la clinica veterinaria. Quando una mattina riceve una visita di Travis con il suo cane, in lui nascono sentimenti che cerca di allontanare. L'ultima cosa di cui ha bisogno è innamorarsi di un uomo con un bagaglio emotivo e 3 ragazzi come parte del pacchetto. La vita, tuttavia, sembra avere altri piani. Fin qui dove sono arrivata io, a capitolo 8, il libro mi sembra parecchio interessante e quindi direi che mi posso comodamente appoggiare al muro, perché seduto a terra il culo mi diventa piatto, troppo piatto, e partiamo di stuzzichino. Il rombo del tuono scosse le finestre riverberò per il Crooked Bunny, echeggiando sul soffitto di metallo pressato sopra la loro testa. Wendy gli fece un bel sorriso da sotto l'alto cappello da strega, perfetto tempo da Halloween, assolutamente pauroso. Perfetto se non sei un ragazzino che vuole andare in giro a fare dolcetto scherzetto. Wesley infilò i pezzi di feltro che avevano preparato in un altro sacchetto di plastica nero e arancione. Quindi i ragazzini dovrebbero incollare i pezzettini e fare un coniglietto? Lei annuì. I lunghi boccoli ramati s'alternarono coprendole il viso mentre continuava a togliere bicchieri di carta e tovagliolini dalle borse della spesa. Devono fare nutmeg. Nutmeg, per essere precisi. E non devono preoccuparti per il. E non deve. E non preoccuparti per il tempo. La gente di Eldorado è resistente. Halloween si festeggerà con o senza l'aiuto degli ombrelli. E tu, cosa hai detto che sei? Wesley lanciò un'occhiata alle enormi ali fatte di filo di metallo, di lana, di perle finte e materiale di plastica colorato che spuntava dalla schiena degli abiti di pizzo nero di Wendy. Lei lo guardò di nuovo con gli occhi azzurri che brillavano di delizia, occhi azzurri che erano della stessa identica sfumatura di quelli del fratello. Accidenti, non avrebbe dovuto nemmeno pensarci, non avrebbe nemmeno dovuto notare che suo fratello aveva poche lentiggini, mentre il naso e le guance di Wesley ne erano punteggiate con un cielo stellato.
Sono una fatina delle streghe, ovvio, volteggiò, e i suoi capelli, vestiti neri e i lunghi nastri di quelle che dovevano essere decorazioni di Natale, le girarono attorno. Nel movimento spuntarono da sotto la gonna anche gli stivali da cowboy bianchi, rosa e gialli. Quanto ci hai messo a fare quelle ali? Lei si strinse le spalle. Solo un paio di sere, poco direi, specialmente rispetto all'anno scorso. Per quel travestimento ci ho messo un'eternità. Wesley infilò gli altri pezzi di coniglio nelle borse regalo. Dovrei chiedere? Era una sirena vampira. È stato meraviglioso. Si guardò il costume arricciando la faccia in un'espressione critica. Meglio quest'anno. Sei fantastica. Una sirena vampira. Non ha senso. Ti sei fatta fare una visita psichiatrica? Da un professionista, intendo. Wendy rise. Il suono era una dissonanza luminosa rispetto al temporale all'esterno. Dolcezza, sono un gemelli. Fece un gesto ampio, comprendendo tutto il negozio. Guarda, ci sono molti aspetti della mia personalità. Ci sono cose che la gente dice che non si possono combinare, ma stanno bene. Ci sono cose che la gente dice che non si possono combinare, ma stanno bene insieme lo stesso. Da Dio, aggiungerei. Wesley si domandò se gli occhi di suo fratello si accendessero mai come i suoi. Gli sarebbe piaciuto vederlo. Il negozio è un po' una cozzaglia, ma concordo, è meraviglioso. Lei strinse gli occhi. A che stavi pensando proprio adesso? Qualcosa di bello, l'ho visto. Niente, solo il negozio. Sentì le guance diventare bollenti. Il tuo rossore racconta qualcos'altro. Ma lascerò perdere. Fece un sorrisone. Per il momento. Devo dire che la sorella del protagonista, Wendy, mi piace da morire. È Figuera. Vorrei essere io Figuera come lei. Quasi. Proseguirono in un... Lui non replicò, continuando semplicemente a riempire le borse regalo. Proseguirono in un silenzio confortevole. Wendy finì per prima e cominciò ad aprire delle enormi confezioni di dolcetti. Era solo la terza volta che lui passava del tempo con Wendy, compreso anche quell'improvviso giro in macchina per la città. Quell'improvvisato, non improvviso. Tuttavia, l'anno era già tra gli amici, il che era insolito. Tuttavia l'annoverava già tra gli amici, il che era insolito. In parte si sentiva ancora come una volta, prima della fine della sua storia. Todd gli diceva sempre che il termine farfallina non era sufficiente a descrivere come si comportava in società. Lui era un intero stormo di farfalle che uscivano dal loro bozzolo, ma era cambiato. Tutto era cambiato. L'unica socializzazione che aveva portato avanti negli ultimi 2 anni a Kansas City era stata una serie infinita di conquiste e avventure di una notte. Aveva contribuito alla sua decisione di venire a El Dorado Springs. Non ci sarebbero state opportunità di rimorchiare. Avrebbe dovuto concentrarsi sulla sua carriera. Aveva lavorato abbastanza duramente per diventare un veterinario. Era ora che si comportasse come tale. Doveva impegnarsi a ricordarsi che era stato Wesley Ryan e sperava di riuscire anche a scoprire chi era ora. Non si era davvero aspettato di stringere un'amicizia, non così presto comunque. Mentre lavorava, il temporale si acquietò e dalle finestre cominciò a filtrare il sole del tardo pomeriggio. «Bene, sembra che le tue paure siano infondate, sarà un dolcetto e scherzetto asciutto, il che è una buona cosa, credo». Anche se l'altro sarebbe stato molto più adatto all'atmosfera di Halloween, a mio parere. Sei una donna singolare, Wendy Bennett. Lei fece una riverenza esagerata con una mano e si tolse il cappello con l'altra in modo drammaticamente pittoresco. La ringrazio, buon signore. Come le ho detto, sono un gemelli e un artista. Non troverà niente di meglio. Lui ridacchiò. Le credo e concordo sin qui. Lei è alquanto fuori dall'ordinario. Pur tuttavia un pizzico stravagante. E non lo dimentichi, le darò il numero del mio ex marito che le racconterà delle storie se dubita della validità delle mie asserzioni di originalità. Gli fece l'occhiolino. Wesley smise per un attimo di riempire i sacchetti per studiare la minca. Questa è la seconda volta che mi dici che hai divorziato. Dimmi che l'uomo che ti ha persa deve essere un idiota. Proprio così. Charles Smith non è nient'altro che le 3B. Un barboso, un bruto e un bullo, come mi piace dire, e non merita nessun'altra spiegazione. Sbatté la mano sul banco come per ribadire il punto.
Toccò a Wesley stringere l'occhio. Un brutto e un bullo? Era un violento? Wendy si voltò a guardarlo per un momento seria, come se fosse sorpresa che ne stessero ancora parlando. No, perlomeno non fisicamente. Anche se avrei voluto che lo fosse, avrei avuto il buon senso di lasciarlo molto prima. E il divorzio non sarebbe sembrato ai miei genitori una farsa peccaminosa. Le sfuggì una risata sardonica e si rabbuiò. Ma forse nemmeno se lo fosse stato. Una moglie deve essere devota al marito. E non dimentichiamo, deve essergli sottomessa. Quando pronunciò l'ultima parola, disegnò le virgolette in aria. «È questo che ti diceva che dovevi essergli sottomessa?» rise di nuovo, in modo forse più sinistro di prima. «No, beh sì, lo diceva, anche se non in quei termini esatti. Charles non era religioso, mia madre d'altro canto. Beh, diciamo che c'è poco che incontra la sua approvazione in una figlia nata sotto il segno dei gemelli, compreso anche che parli di se stessa come un gemelli. I vostri genitori sono fondamentalisti cristiani, eh? Nella famiglia di Wesley si andava in chiesa solo a Pasqua e Natale, e per certo neanche in quei giorni. Wendy fece spallucce, sono solo prodotto della loro cultura e del loro tempo. Odio quel termine comunque, fondamentalisti cristiani. Sembra discriminatorio in un certo senso. Non che non se lo siano guadagnato. Vado in chiesa, ci porto i ragazzi. Non posso dire di credere a tutto quello che dicono dal pulpito. Anzi, a dire il vero, posso dire che non ci credo, ma ci puoi trovare qualcosa di positivo, come succede quasi dappertutto. Era straordinario davvero. La sua imponente fisicità era accentuata dalla sua vitalità e in quell'occasione dal suo impressionante costume. Wesley non riusciva a immaginarsela seduta su uno scranno. Una Wendy modesta non aveva senso. Non che la conoscesse tanto bene in fondo. E le tue notti a ballare nei gay bar in città? Lei lo liquidò con un gesto, dettagli, sciocchezze insignificanti. Spostò tutto il peso del suo sguardo su Wesley, appoggiando entrambe le mani sul bancone, mentre si sporgeva verso di lui come se fosse pronta a rivelargli il grande segreto della vita. Per metterla in modo che tu lo capisca e per recuperare lo spirito di questa vigilia di ogni santi, la vita non è altro che sirene vampirate. Sirene vampire! Wesley attese che aggiungesse altro. Quando non accadde, alzò le braccia le mani in segno di resa. Questo sarebbe il modo per farmelo capire, sirene vampire? Lei sembrò quasi delusa, come se si fosse aspettato uno spirito abbastanza fine da non richiedere ulteriori spiegazioni. Dottor Wesley Ryan non l'ha ancora capito dopo tutti i suoi anni di scuola, dopo la vita piuttosto privilegiata che ha condotto a Kansas City? Wesley fece per intervenire, ma Wendy sollevò una mano zittendola. Non sto giudicandolo, è solo osservazione. La vita non è niente di più che una sirena vampira, niente di più che un gemelli, niente di più che contraddizioni. Per prendere davvero parte alla vita devi aprirti a tutto, non fossilizzarti dall'altra parte, non fossilizzarti da una parte o dall'altra, altrimenti diventi proprio come i miei genitori che pensano che andrò all'inferno per aver divorziato, o Charles che pensava che una moglie che fosse solo una che cucinava, puliva e scopava, come quelli che vendono solo la tua auto sportiva, l'adesivo al arcobaleno del cane e i vestiti firmati. La verità non si trova da una parte o dall'altra, è diffusa. Bisogna trovare la verità dappertutto, che sia in una discoteca gay di Kansas City o al Crockett Bundy, al posto guida di un'agnata gialla oppure in una chiesa. Dobbiamo semplicemente trovare tutti i posti che contengono un po' di verità e metterli insieme. Io adoro Wendy Bennett. Stupenda e meravigliosa, e io vorrei avere un quinto della fighezza di questa donna. E direi che sono passati 14 minuti di blaterazioni, e quindi non vi faccio sapere come va avanti, ma lo finirò questo libro e lo recensirò. Se recensisco i libri per come faccio i video e per come li presento in video, capisco che sono veramente una delusione per tutti. Ok, quindi sappiate che nel pomeriggio di Canale 5 ho scoperto, prima di Uomini e Donne, che c'è la nuova cattiva che si chiama Donna Cayetana. Dice, ma chicca, vedi che è una vita la telenovela che fa in onda prima di Uomini e Donne, a Sedemmo, non è che niscio proprio ora aeree, quindi Donna Cayetana ormai è passata.
Sì, lo so, picciotti, ma io da poco ti ho ripreso a seguire uomini e donne. Dice, ah, è per questo che si carina, tra le altre cose. Perché dice, prima lo seguivi? No, in realtà l'ho seguito solo ai tempi di Costantino e Alessandra e poi dissi basta, vi prego, basta perché no. E poi ci cascai con altri che non me ne fotteva niente, li seguivo così random per fare spettaculesse. E poi ho smesso completamente, ma ultimamente l'ho ripreso e quindi lascio la televisione accesa a bassissimo volume aspettando che prima di sapere se mi posso dedicare ad altro perché magari non c'è il trono che segue il trono di Claudio Sona, Claudio Sona, più Claudio Sona per tutti, e gli altri, buh, chi se ne frega. E anche se la Miss Italia sul trono è molto 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 figa, fossi io molto molto figa come lei, ciao. E quindi ho scoperto che esiste Donna Cayetana, che non ce ne frega niente a nessuno. Questa blaterazione verrà, si autodistruggerà, boh, forse mai, purtroppo. Ah, i posteri che sapranno di me che ero una cretina. Ok, quindi noi ci salutiamo, ci si vede domani, forse, non garantisco, a Dio piacendo, perché. Ah, e quindi ricordatevi che vi amo e. Boh, sì, vi amo. Voi amate me, io amo voi. Cioè, dare e avere. Causa effetto. Devo andare a stendere i panni, tra l'altro, quindi è meglio che mi mucca e ciao, vi voglio bene, noi ci si vede. E ci si legge. E buona lettura e boh, ciao, stato mo buono.